Salve amiche e amici, eccomi di nuovo tra voi. In questi giorni ho avuto modo di vedere l'esito delle mie trasmissioni e dei miei programmi e ho visto che occupano molto spazio i miei commentari al TG, ma che ultimamente quasi nessuno li ascolta più. Io ultimamente non ho fatto dei commentari al TG, anche perché vedevo che li ascoltavano in pochi, che preferite ascoltare di più queste mie trasmissioni a ruota libera. E quindi non so, magari in futuro li cancellerò per avere più spazio, siccome io sono disoccupato e il mio account è gratuito, c'è un limite di 10 ore. E quindi al più presto cancellerò forse quei commentari al TG della RAI. Se siete invece interessati a che li lasci in speaker, fatemelo sapere. Comunque, di nuovo, buongiorno a tutte e tutti voi, grazie di seguirmi. Siamo arrivati, abbiamo superato addirittura i 5.000 ascolti. Grazie a tutte e tutti voi di seguirmi. Io al più presto cercherò di farmi un copione per avere dei temi da seguire. Vabbè che la mia spontaneità può risultare bella, però devo organizzarmi meglio per non passare del tempo in silenzio oppure a ridondare termini. Grazie a Spreaker è possibile fare radio dal cellulare. Io ho ritrovato l'applicazione che mi permette di fare Spreaker dal cellulare. Credo che sia la seconda, quella color arancione, la 2.0 e passa, perché quella nuova purtroppo non prende in considerazione i cellulari piccoli come il mio Galaxy Young, che considerano ormai di gamma bassa perché sono usciti mostri come l'S4 e il gigante, non so che cosa, per esempio. Ma quando io ho comprato questo Galaxy Young era di mediana categoria, perché ancora c'era l'S3. Vabbè, se poi esce un S5 di Galaxy Young, anche l'S3 sarà considerato di classe media, piccolino o qualcosa del genere. Un saluto a tutti e tutti voi, dicevo, che mi dovete dire come stanno le cose in Italia. Io ho visto che almeno in internet è possibile, col computer, dicevo, leggere i commentari alle proprie trasmissioni e quindi mi piacerebbe che mi commentino i programmi radio che faccio, come in YouTube, che uno così ha una relazione con gli spettatori, con gli ascoltatori in questo caso, per orientarsi, perché sennò sembra di lanciare dei messaggi nella bottiglia, come dicevano i Police. Messaggi in a bottle, messaggi in a bottle. Invece io, ecco, non voglio parlare alla cieca e se mi arrivano delle risposte mi oriento meglio. Un saluto a Elo Viola, un saluto anche a Laura Pizzino, un saluto a Mimmo Corcione, che non so se sta in Spreaker, un saluto anche a Marco Travaglio, che non so se ci potrà ascoltare, se lui ascolta Spreaker, che io gli dico sempre che volevo essere giornalista dai 12 anni e vediamo se lui vuole che io collabori con il Fatto Quotidiano. Io sono disponibile, gliel'ho già detto, anche perché mia madre si preoccupa che io non ho ancora un lavoro. In questo modo
sarebbe contenta lei. Quindi, se vuole occuparmi nel fatto quotidiano, io avrei sempre voluto essere giornalista, magari faccio da cronista, da reporter, non so, gli posso dare del materiale, insomma. Poi, ecco, lui mi chiedesse, io vedo se posso provvedere. E anche volevo essere scrittore di libri. Allora, prima mi hanno detto degli archivi digitali, e che per me erano l'ultima novità. Poi mi hanno detto che no, che non funziona, che i libri on demand sono una fregatura, che di carta non si stampa più, che non si guadagna con i libri, però che bisogna fare con gli audiolibri. E poi mi hanno detto che no, che gli audiolibri li prepara la casa editoriale, che uno non fa un audiolibro. Perché uno fa un libro, lo invia e poi ci fanno l'audiolibro. Allora non so che cacchio fare, audiolibro, archivio digitale, libro digitale, libro di carta. E poi magari, ecco, tu mandi il manoscritto digitale e la casa editoriale ci fa l'audiolibro e il libro digitale, quindi non dipende da te come esce alla fine. E allora che fare? Ci sono un mucchio di siti internet che ti dicono come fare l'audiolibro, come fare il libro digitale, come stampare un libro cartaceo mandando un archivio digitale senza costi, che loro lo stampano on demand, ma ci sono tanti siti che io non ci capisco più nulla in pratica. Se qualcuno di voi mi può dare un suggerimento, io ne ho bisogno, ma veramente bisogno, è da 12 anni che volevo scrivere. Ci conto, visto che mi ascoltate in tanti, siamo arrivati a più di 5.000 ascolti, è impossibile che non ci sia qualcuno di voi che non mi voglia dare seriamente dei consigli. Non ci posso credere, no? E quindi, mi raccomando, vabbè, questo è un messaggio che lancio, un SOS, come dicevano i police, in una bottiglia, che cerco di scagliare il più lontano, perché qualcuno possa raccogliere quella bottiglia senza che si infranga negli scogli, che non affondi, che non si dissolva, che non si perda magari 20 anni flottando, galleggiando in mezzo all'oceano, ma che arrivi a qualche costa, che non si infranga negli scogli e che qualcuno la possa leggere immediatamente, perché che la legano questa carta, questo messaggio, fra 10 anni non me ne frega, perché io vorrei che si ascolti e si commenti adesso. Quindi se avete dei commentari, per favore, mettete la nota a piè di questa pagina dove uscirà in internet questo mio programma. Io sto facendo ancora colazione perché prendere il matte a volte è largo. Allora, io adesso sto facendo una registrazione del programma perché il cellulare non mi permette più di fare un live broadcast che rimanga in Spreaker. Non so che cosa c'ha, ma io una volta stavo col computer in Spreaker, computer da scrittorio, che oggi si chiama PC, però non ha più nulla a che fare con Berlinguer e i suoi, e stavo trasmettendo in live dal cellulare. Potevo ascoltare dal vivo nel computer la mia trasmissione che faceva eco, ma quando ho finito di registrare col cellulare non è rimasto caricato in Spreaker. Invece, se io registro nel cellulare ma non trasmetto on live, si carica in Spreaker. Non ho capito perché. E
E quindi, non so, il mondo dell'editoria sembra così complesso e così difficile che ti legano un manoscritto se glielo mandi. Per quello evviva il digitale, perché prima dovevi mandare un pacco magari di 10 o 20 kg, ti costava un'enormità di denaro e magari l'editore neanche considerava il manoscritto, perché non gli interessava neanche leggerlo e lo bruciava. Ti dicevano, i manoscritti che ci arrivano, se non verranno considerati, non si restituiranno, neanche se andavi alla sede della casa editrice. E quindi li bruciavano, non è che li conservavano. Un archivio digitale lo puoi mandare e magari lo cancellano, però ti costa di meno. Però il problema è che tutto il mondo può mandare un archivio digitale. Ti immagini la redazione di una casa editrice, riceveranno 2000 email al minuto con archivi di 2 o 3 megabit, chissà, magari ci saranno dei grafomani che magari neanche sanno le connessioni che scrivono, ma riempiono archivi digitali più di quello che potranno riempire fogli, perché magari il limite fisico della scrittura faceva che i grafomani una volta mandassero libri di 200-300 pagine, perché costavano, insistere. Invece adesso possono mandare archivi di, non so, l'equivalente in carta di 2000 pagine, di 6000 pagine. Quindi, fra tutto il mare magnum di cazzate che gli arrivano agli editori, magari c'è qualche manoscritto serio che non possono prendere in considerazione perché devono leggere tutto. E si accontentano di rimanere conservando posizioni e pubblicando i classici, il Tao Te Ching, l'Iliada, l'Odissea, perché sempre ci saranno domande di un Promessi Sposi o di una Divina Commedia, mentre di scrittori moderni che possono essere dei successi, chissà, un Leonardo Sciascia, un Pirandello vanno sempre molto, un San Tenchan non si sa. Atención, porque tenemos información exclusiva de último momento y tiene que ver con el caso Araceli. Hay 50 cruces de llamada telefónica entre Walter y Araceli. Questo vedendo un caso che uno che appartiene a forze speciali avrebbe ammazzato delle persone. Poi che altro dire? Mi raccomando, se mi volete appoggiare, non soltanto di vedere i miei video in YouTube, nel mio canale Sant'Enchan, se no di fare clic sulla pubblicità, ve lo ringrazierei, perché io sono disoccupato. E in questo modo, se voi e i vostri amici, contatti, parenti e familiari, farete clic nella pubblicità dei video che vi piacciono, io inizierei a guadagnare qualcosa. E quindi mi era venuta in mente un'idea. Io faccio degli audiolibri, nel senso che mi metto a raccontare delle storie filmandomi in YouTube e raccontando. E quelli che mi ascoltano dovrebbero fare clic nella pubblicità e in questo modo aumenterebbero i centesimi, inizierebbero a fluire dei centesimi perché io possa guadagnare qualcosa, magari qualche euro al mese da ogni video. E quindi io pensavo che non c'ho bisogno di nessun editore, ho bisogno di voi, del pubblico. Se voi inizierete a fare clic nella pubblicità dei miei video, perché sono disoccupato e perché è difficile che io, avendo desiderato tutta la mia vita di essere uno scrittore, avendo letto molto, in pratica mi sono creato questo destino. E quindi vi pregherei a tutti voi di fare clic nella pubblicità dei video del mio canale di YouTube Sant'Enchan, magari anche di votare mi piace e di metterlo nella lista dei favoriti, che è un'altra azione che incrementa il successo del video. E poi io in questi giorni cercherò di scrivere qualcosa e quando lo vado a leggere in YouTube, voi, se avete l'amabilità di fare clic sulla pubblicità anche di quei video di letture mie, così mi farete guadagnare qualcosa.
Quindi non si tratta che dovete pagarmi come in Vimeo o Dailymotion, che uno con la targhetta in internet paga centesimi o euro per vedere un video. Si tratta solo di fare clic in un banner e il denaro non verrebbe da voi, verrebbe da chi ha messo il banner. Lo so, sembra strano, a me mi sembra quasi di chiedere l'elemosina, però di questi tempi uno scrittore non ha molte occasioni di guadagnarsi da vivere, quindi è come se mi mettessi a fare nella metropolitana il menestrello per qualche centesimo. Però ecco, se quello mi può aiutare a vivere, io non vedo che ci sia di male, soltanto che invece di farlo nella metropolitana lo faccio in casa. Quindi mi raccomando, io in questi giorni farò così, cercherò di raccontarvi delle storie e lo dirò anche nella descrizione del video del canale Sant'Enchan, che io non potendo avere altre forme di guadagnarmi da vivere, devo contare sul pubblico dei miei video. E il pubblico gentilmente deve fare clic sul banner, qualunque banner sia, non importa, perché non dovrà comprare nulla, né dovrà pagarmi a me, come succede in Vimeo o Dailymotion, ma incentiverà gli sponsor a dire questo video provoca interessi nella pubblicità, quindi dobbiamo pagare a YouTube, e YouTube mi girerà un piccolo assegno che magari mi aiuterà a sopravvivere meglio. Quindi vi ringrazio a tutti e a tutti voi già da adesso per l'amabilità che dimostrerete, la stessa che dimostrate nel ascoltarmi in Spreaker e forse anche nel seguirmi in YouTube nel mio canale Sant'Enchan. Puede haber hablado como mínimo de esa casa, puede haber hablado como mínimo de la señora ahí. Acá hacemos hincapié, tenemos toda la desesperación de... Bien, ¿qué dire? Qua sono le 10.46, in Italia di sicuro sono le 15.46, spero che tutte e tutti voi vi troviate bene, forse da un pezzo avete finito di pranzare, forse mi state ascoltando in macchina, o da riportare i vostri figli da scuola, o li state portando in un ginnasio, in una palestra, forse venite dal lavoro o forse al lavoro ci state andando. Se avete questa fortuna, e io non ce l'ho, e poi mi ascoltate dalla macchina. Ah, che bello, io non c'ho questa possibilità di passare Spreaker in macchina. Vabbè che la macchina è di mia madre, io non guido. Vorrei cambiarmi il cellulare, ma qua sono cari. Ecco, quindi almeno se iniziate a fare clic sul banner del mio canale, magari un cellulare facendo un ordine in internet me lo posso comprare. Un S4, magari direttamente da Corea. Beh, sto sognando, sto divagando. Ma d'altra parte che fa uno scrittore? Divaga, sogna. Io, come vedete, non ho ambizioni di essere un DJ, uno speaker radiofonico professionale, però se andassi a fare lo speaker in una radio italiana ci avrei già un mio formato di parlare, cioè di parlare come parlo adesso, a ruota libera, sciolto. Non so, se mi ascolta qualcuno che fa radio in Italia e vuole mettere i miei podcast nel suo canale, magari prendendomi come collaboratore radiofonico, oppure gli interessa qualche programma di speaker che ho fatto e lo vuole caricare, si ricordi di menzionare il nome del mio canale Sant'Enchan Spreaker, perché già mi hanno chiesto per collaborare la mia autorizzazione amici di un canale TV che si chiama TV Animali non so che, e adesso gli ho dato l'autorizzazione e loro caricheranno un video
che ho nel mio canale Santen Chan, amici degli animali, no? Il mio cane giocando con il laser, vi invito a vederlo perché è un video molto grazioso e che adesso apparirà in un canale televisivo, non so se del nord Italia, e poi lo caricheranno in altri canali in internet per fare questi video divertenti su animali, questa serie di compilazioni. Il mio cane giocando con il laser, My Dog Flying Laser Gun Game, e nel mio canale di YouTube Santen Chan. Però così come hanno chiesto una mia collaborazione per un mio video, se c'è qualcuno che magari anche mi lancia dei temi, che vuole ascoltare le mie opinioni radiofoniche, allora me lo chieda, metto una nota in speaker nel mio canale Santen Chan, oppure mi scriva maurizio_mdp@live.com.ar, oppure mi contatti soprattutto in Google Plus, perché già non entro più in Facebook, entro poco in Twitter. Con Google Plus fai tutto, edizione di foto, video. Ecco, visto che ci sto, vi invito a contattarmi con me in Google Plus, Santen Chan, il nome come il nome di questo canale radiofonico, con le stesse foto mie di portata, per vedere foto e video miei, che ogni giorno attualizzo materiale in Google Plus. E se qualcuno, dicevo, vuole una collaborazione radio, deve, se fa ascoltare qualche programma radio mio, tanto in YouTube come in Spreaker, perché quando finisco il tempo in Spreaker trasferisco tutto in YouTube e poi cancello da Spreaker, e deve menzionare il canale, dicevo, da dove lo prende, e lo può fare. E poi mi piacerebbe collaborare con gente in YouTube, e non so come fare un video in comune, dovreste vedere la forma di trovare tempo per fare una videochiamata e registrarla, che sarebbe interessante, con con Google Plus fare una hangout e si registra e si carica come video, che poi potrete titolare un'intervista con Santen Chan o parlando con Santen Chan, o non so come si registra un hangout che si mette in YouTube o in Google Plus. Beh, io l'ho lanciata lì, poi voi magari la raccogliete, questa mia idea di fare un hangout, di collaborare in YouTube, di collaborare in Speaker. Se vi servono programmi radio, opinioni su qualcosa nella vostra radio locale, io magari faccio un podcast e poi voi lo editate, lo pubblicate e lo fate sentire nella vostra radio. Se vi interessa, votate mi piace ai miei programmi radio di Speaker, per favore, ed anche ai miei programmi video di YouTube. E se potete fare clic sui banner pubblicitari quando vedete i miei video, tanto entrando in YouTube come anche guardando senza iscrivervi da YouTube, penso che sia lo stesso. Se voi guardate i miei video in YouTube nel mio canale Santen Chan e fate clic nel banner pubblicitario che vi appare, mi fareste un favore, perché vorrei vivere della scrittura, di fare video e di fare programmi radio. Vi ringrazio di tutta la vostra comprensione e che mi continuate a seguire. Adesso finisco di fare colazione e starò occupato, quindi forse nel corso del giorno non potrò più trasmettervi. Avrei a mia disposizione 36 minuti, ma non voglio abusare della vostra pazienza. I shall overcome. Io ritornerò.
Chao. Alberto, que nosotros nunca vimos.